Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo video specialissimo. Io sono Xuder e ragazzi dico specialissimo perché non potevo non rispondere alle vostre centinaia di messaggi, email, tweet, robe su Instagram che non so come si chiamano, instagrammate, nel senso tutto quello che mi dice Xuder, dov'è il parco giochi? Perché l'hanno messo e poi l'hanno tolto? Va bene ragazzi, vi tolgo un po' di dubbi. È uscito oggi Parco Giochi, ragazzi, è arrivato intorno alle ore 12 circa, 12 meno 10 per chi era in live ed era online con il gioco e chi ha avuto la fortuna, i primi 20 minuti ha potuto provare questa nuova modalità. Vi ricordo, il parco giochi si gioca in quattro amici, quindi quattro della vostra lista di amici, ma se avete visto nella patch 4.5 in alto a destra c'è un bottone verde con scritto Link Amico. Quel link serve per condividere un po' come in Clash Royale. Voi condividete quel link sui vostri social, chiunque clicchi il link automaticamente viene aggiunto alla vostra lista di amici. Questo per darvi modo appunto di giocare sia la modalità parco giochi che le varie modalità e comunque avere una lista di amici qualora la vostra fosse abbastanza scarna. Purtroppo, ragazzi, è successo l'inevitabile dopo neanche 25 minuti, mezz'oretta. I server di Fortnite non sono riusciti a tenere il traffico allucinante di dati che gli utenti facevano appunto giocando e connettendosi contemporaneamente nella modalità Parco giochi. Abbiamo avuto grandissimi problemi per quello che riguarda sia la modalità parco giochi che il matchmaking generale, quindi le partite in solo, le partite in duo, le partite in squad per un'ora abbondante sono completamente andate a farsi friggere. Probabilmente Epic Games non aveva preparato, non era pronta a ricevere così tanta utenza e quindi dopo mesi che non crashavano così i server, ricordo ancora intorno a metà marzo, quando veramente c'era un traffico su Fortnite, che quando tu accendevi Fortnite ti diceva un'ora di coda prima di entrare, i server non hanno tenuto. Quindi, ragazzi, Epic Games ha twittato che momentaneamente Parco Giochi è chiuso e non si sa quando potrà essere di nuovo messo online. Probabilmente dovranno fare un bel upgrade ai server, anche perché davvero il traffico di informazioni che girano intorno a questa modalità penso che sia notevolmente pesante anche per dei server super professionali come quelli di Epic Games che supportano appunto milioni di giocatori ogni giorno. Io ragazzi, mentre spero di avervi tolto i vostri dubbi, però vi faccio vedere il trailer ufficiale che è stato rilasciato con l'uscita di Parco Giochi, ufficialmente e direttamente da Epic Games. Questo ragazzi è il trailer di Parco Giochi. Lo andiamo a vedere insieme. Beh ragazzi, questo era il trailer ufficiale di Fortnite Playground, Your Own Private Island, la tua isola privata. Io spero di avervi tolto un po' di dubbi, ragazzi, non abbiate paura, sono sicuro che sistemeranno prestissimo e ancora più presto potremo di nuovo tornare a giocare alla nostra modalità che potrebbe diventare preferita. Noi ci vediamo fra poco in live. Ciao!